tu oggi studi sui testi del Vaticano, cioè del monachesimo, che sto a Monte Cassino, quindi oggi gli studiosi, gli archeologi, tutti i libri, se vogliono studiare la paleontologia, devono andare nei convegni e nei monasteri, e che hanno conservato loro e gli arabi. Poi arrivarono i turchi, hanno distrutto molto, però qualcosa si è conservato. Da Napoli partivano con i bizantini, a Napoli partivano perché a Napoli si è parlato il greco fino al 1400. Andavano da Napoli, i bizantini li portavano a Costantinopoli per tradurre i testi greci antichi. Napoli c'erano le isole Indiadi. Sai che erano? Le isole Indiadi. Era l'unica città al mondo insieme a Atene che poteva fare le Olimpiadi, erano Atene e Napoli, però rispetto ad Atene gareggiavano gli artisti, letterati, i musicisti e i poeti. Si è imballato un dramma. State Simone che si mette già. Ancora oggi il più grosso genio musicale al mondo. Le sue composizioni. Lo stesso Ennio Morricone, che Morricone è di Arpino, terra di lavoro pure lui. Musicisti in Abruzzo pure. Scusa, perché dici che Pastena e Lenola non fanno parte della suoceria? No, qual è terra di lavoro. Vabbè. La suoceria non esiste, ancora questa suoceria. Capito, quello che viene. Oggi Felice Frosinone. No, capito, quello che viene perimetrato intorno. Non esiste. Allora, quando mi troverai un documento, una mappa, un qualcosa dove c'è scritto suoceria, mi fai sapere. Io ti mando la mappa mia, che non la do a nessuno. Perché se vuoi fare storia, ricerca e cultura, sta cosa la devi sapere. Perché sennò passi per ridicolo. Guarda, la stessa Gigione che sta a fare soldi a Palazzo. Allora, tutto quello che è prefisso 0771 e 0776 era Regno di Napoli e terra di lavoro. 0775 era Campagna, provincia di Roma, e 0773 era Marittima, provincia di Roma. Due protettorati della provincia dello Stato Papalino. Si dividevano, infatti in Cesaria, come dici tu, nessuno ha cambiato nome al paese, perché sai che passano per ridicoli. Bovilla Ermica, Giuliano di Roma, che si distingueva da Giuliano di Napoli, perché era provincia di Roma, ma nessuno ha cambiato in San Giorgio in Cesaria. Perché lo sanno che vanno nel ridicolo, no? È solo un business, una polemica a me aperta, fino a quando il più grosso cultore della cesaria mi ha scritto e ha detto sì, lo sappiamo, che è un diventato un brand, un cosa commerciale, ma sta a posto, allora va bene, l'hai ammesso, stop, chiuso. Ma lascia perdere il popolino, ma sempre se tu hai alcune persone. Tu perché la chiami terra di lavoro, ma sì, era storico così, era chiamato. 8 secoli è stata terra di lavoro. Si chiama proprio terra di lavoro. Terra di lavoro. Cazzo, è la più antica provincia d'Europa. Che chiamai? Te lo dico secondo, come c'è terra laboris e poi si trasforma in terra di lavoro. Ah, non sapevi? Terra laboris. Terra di lavoro, non lo sapevi? Mandami i tuoi riferimenti, ti do un po' di materiale. La terra di lavoro è storicamente la canzone della Mussolini in una notte, che era troppo grossa, troppo. Poi ci sono gli altri, della loggia massonica del 20 secondi alla grande redività. Lì ci sono scambi, perché quando prende 20 profinone ci stava Ferendino, ci faceva 20.000 abitanti, ci aspettavano loro che andassero. C'era l'anno troppo vicino a Roma. C'era Mari, vero, e tutti gli non solo aspettavano signore, ma sul proprio che fece un giorno notte penso che è successo un macello, cioè il signore faceva 6.000 abitanti per provincia, per un dino 20.000 abitanti, uno scandalo, fu un casino che rimase, cioè fu un casino non da poco, l'Italia non esiste. Quindi. Ah, non sapevi che era di lavoro, la famosa cosa con le cornucopie, sì. Era vera di lavoro, che ancora nel simbolo vince di caffè. Terra di lavoro nasce nel mille un regno di Napoli, Federico II, che mise ordine a livello amministrativo, che poi era Taddeo da Sessa che fece lui, mise ordine nell'epoca dei Ducati, ma qua poi ho dimenticato, sai, sempre di storia, il Ducato napoletano, quello romano, che hanno portato civiltà, e tutti vogliono limitare col bizantinismo, perché sopra a nord praticamente giocavano ancora con le pietre, no?
quando ancora c'era molta civiltà. Firenze, la città di Firenze, l'abbiamo creata noi quando Federico II portò Nicolò a Pistoia, che era di Salerno, sopra, e ha creato la cultura fiorentina. Poi con 18 che pensavano ai soldi, perché prima si faceva arte e cultura in maniera gratuita, come diceva la Chiesa, non potevi fare soldi, e tu l'arte ti avvicina a Dio, quindi non puoi fare speculazione sulla. Poi arrivò Giotto, i fiorentini che cominciavano a fare soldi, a pensare ai soldi che nascono i banchieri, i speculatori, gli usurai, no? Forse non è vero, ecco perché quando si parla di cultura, storia, cultura, lasciate bene, è una cosa seria. Cioè, quando tu vai in America, vanno i siciliani, soprattutto musica popolare, portano lì. Nasce il jazz, dopo poco nasce il tempo, nasce il blues, ma nasce tutto da qua. Perché da noi abbiamo il simbolo pitagorico, no? 8 note, no? Io ho